Ciao ragazzi, allora come avrete letto dal titolo, questo è un svuoto alla spesa Tigotà. Non ho comprato molto perché avrei intenzione di tornarci, perché ho visto che il 14 con 30 euro di spesa, il 14 di febbraio, regalano questi asciugamani per San Valentino. E qua vabbè, c'è il disegno, la foto, che sono rossi con i cuoricini, però poi a fianco c'è scritto colori assortiti, c'è un asciugamano e cioè da 30 per 50 e uno da 50 per 90, e dice in spugna di 100% cotone fino al giorno scorte, se sono fortunata riesco di andarci. E poi giovedì 24 e venerdì 25 vi danno un cuscino con minimo di spesa di 20 euro, sempre imbottito, ortopedico, al prezzo speciale di 7,95 anziché 13,90. Va bene, non mi voglio perdere troppo in questo, però ve lo volevo fare presente. Questo è il volantino, carino. E allora vediamo, ma qua lo scontrino. Ah, la cassa mi hanno dato questo 25% di sconto usufruibile sui set regalo e sui profumi, cofanetti. Allora sì, profumi, confezione regalo, trusse e cofanetti, però vale dal 7 al 12, per cui la fregatura che ci hanno stati 14 per avere gli asciugamani, questo non vale più, è già scaduto. Allora partiamo da quello che mi piace di più. Mi piace tutto, però mi piace di più, cosa sarà mai? Scrivete il beauty. Allora, ecco, mi sono dimenticata, sono la solita salama, intanto lo apro, scusate il casino, ho fatto anche abbastanza veloce, e vi faccio vedere subito quello che ho appena aperto, che è un prodotto di cui avevo sentito parlare ma già 2 o 3 mesi fa. E non mi ricordo se da Ombretta Cannicelli, mi sembra che è stata la prima di cui l'ha parlato, poi non mi ricordo, un altro canale, ma non mi ricordo proprio, e lei forse ha già capito. E io non l'avevo mai visti. Va bene, dai, vi mostro così il profumo dei tesori d'Oriente. Ebbene sì, è Eau de Parfum, per cui ottimo, perché sono quelli con più concentrati di essenze e dovrebbero durare più a lungo. Allora, le variazioni sono 3, adesso io le altre 2 non me le ricordo. Uno c'era la tonca, ma era esaurito, non c'era nemmeno più il tester. Pensate voi, deve essere proprio quello che è andato di più, che nel senso è piaciuto di più. E io tra questo e uno da Pack Blu, mi sembra, che c'era il ginger, se non ricordo male, è un'altra cosa che non mi ricordo. Ho scelto questo qua, mi piaceva di più. Io non l'avevo ancora aperto, ecco, spero sia messo bene. Questa è la boccetta, molto molto elegante, direte chissà quanto costa. Non costa neanche tanto. E poi è 100 ml, viene 14,90. 14,90 o 14,99? Oddio, dove mi è finito lo scontrino? Ah, allora aspettate che vi confermo. 14,90, sì. Bellissimo, cioè, ah, una bella bottiglia, proprio un bel flaccone. Su di me è durato abbastanza, devo dire, ho dato una spruzzatina lì in negozio, alla sera sentivo ancora un pochettino, calcolate che l'ho dato qui e poi mi sono anche lavata le mani, per cui lavandomi le mani un po' anche i polsi finiscono sotto l'acqua e il sapone, e qualcosina sentivo ancora. Allora, questo rosa è zafferano, diciamo che parte subito, nel senso si sente subito la rosa, lo zafferano lo percepite dopo qualche ora. Viene un mix che a me piace molto, piace, adesso non so come si apre il tappo, ecco, normale si apre, e è molto buono, a me piace. All'inizio è un po' particolare, potrebbe non piacere, insomma, come tutti i profumi, d'altronde ognuno ha i suoi gusti. Però bello, me l'ero anche dimenticato, mi sono trovata l'espositore proprio lì davanti, quando ne aveva parlato, mi sembra Ombretta, mi ero anche dimenticata, poi quando sono stata figata di guardarci, poi comunque bella anche la confezione, così molto, veramente molto particolare.
un'ottima idea a regalo anche per San Valentino. Probabilmente hanno ritardato a metterli a Natale e li hanno messi per San Valentino. Peccato che non ho potuto sentire quello con la tonca e speriamo che lo riportino. Andiamo avanti. Avevo sentito parlare anche di questa linea di Delidea con allora tonificante e non mi ricordo più a cos'è e dove è scritto. Mannaggia, come ci si vede poco, mirtillo e fior di lotto fermentato, che è scritto piccolissimo. E c'era anche la crema viso, l'unica cosa che non ho preso. C'era di tutti i prodotti uno. E io ho preso appunto il siero viso, che dice da notte, lo userò da notte. Ah, questo è il pack, non lo apro per non far partire il pao. Comunque mi sembra abbastanza liquido. Sì, insomma, speriamo che non sia di quelli proprio cremosi, che io li preferisco in forma acquosa. E ecco qua, perlomeno la scritta è un po' più grossa. Mirtillo e fior di loto. Mirtillo fa benissimo per i capillari, per cui spero di trovarmici bene. Beh, vi farò sapere. E l'altro prodotto che ho preso, appunto, il siero veniva 12,90, sì. E poi molto interessante come novità, olio detergente viso rigenerante, sempre al mirtillo e fior di loto fermentato. Questo però non ha il pack trasparente, peccato, perché sono i miei preferiti. Ovviamente ci devono essere sempre gli antitaccheggio, che poi ti lasciano la colla. E questa è la confezione dell'olio struccante. Sono tutti e due prodotti certificati Natru, per cui biologici, 150 ml, questo con un pao di 12 mesi, anche il siero ha un pao di 12 mesi per 30 ml. Allora, l'olio detergente costava 10,90, ok, il siero 12,90 e l'olio detergente 10,90. Sono prodotti che ovviamente sono curiosa di provare, dovrei fare la linea completa, usare anche la crema viso, poi non credo ci siano altri prodotti della linea. Ok, ora passiamo alle cose necessarie. Allora, ho trovato questa camomilla in offerta dell'altro mercato, bio, non trovavo più quella della Valverde, sono già due volte che ci guardo, ci sono altre tisane così, ma la camomilla non c'è. Sono 20 filtri e questa, allora, la camomilla, vediamo, perché io preferisco mettervi i prezzi, sì, dirvi i prezzi qua, che scrive lì sotto, tanto l'info box poi mi sa che non legge nessuno. Allora, la camomilla veniva a 2,19 euro. Poi ho preso dei sacchetti che mi servivano per la spazzatura, per il secco e per la plastica, questi della Home Circus, e ce ne sono 20. Sono con i legacci 50x60 e questi qua ce ne sono 10 con tiretto, vabbè, 54x63, se non ricordo male dovrebbero costare ciascuno 0,99 centesimi. Allora, ok, questo confermo. E dovrebbe venire 99 centesimi anche l'altro, che non trovo. Va bene, ridatevi sulla parola, perché mi ricordo che il prezzo era, c'era scritto, era quello, perché poi qua a volte ci sono delle scritte che non capisci cosa sono. Va bene, poi ho preso il coccolino che l'ho trovato in offerta. Lo so, ultimamente usavo il oddio, non mi viene il nome, cos'era che usavo ultimamente, oddio, mi sfugge, il Lenor, ecco, c'erano varie confezioni di Lenor, anche belle grosse, cicciotte, ma ho detto vabbè, proviamo il coccolino per questa volta, visto che è un'offerta, perché io sono fissata con quelli blu, perché li trovo più profumati. Allora, questo era in offerta a 1,39 euro. Ok,
Poi andiamo avanti, sto andando neanche in ordine per cui divento matta. In offerta c'era anche questo detersivo per i piatti, che è un po' che lo vedo, dico lo vorrei provare, lo vorrei provare. E per cambiare un po' dal Guinness, dall'ultimo che era un altro, anche lì non mi ricordo, va bene, albero verde? Sì, mi sembra di sì. Cerco sempre di prendere quelli ecologici, perché se dovessero rimanere per caso dei residui, io sciacquo bene. Ma se per caso dovessero rimanere dei residui, almeno, cioè, un prodotto ecologico, non è che piace lo stesso ingoiarlo, però. E questo qua che è da un litro in offerta, vediamo, speriamo di trovarlo. Allora, eccolo qua, logico i coppiatti, 1,99. È certificato Ecolabel. E speriamo di trovarmici bene, tanto io poi ho il dosatore, lo verso lì, per cui non ho problemi. Poi volevo ricomprare il Perlana, ma ho visto questa in offerta, ho detto va bene dai, praticamente quasi tutto in offerta mi sono preso. Allora, delicati, belli e profumati, lana seta sintetici, mantiene la forma originale, mantiene la morbidezza delle fibre, protegge le fibre pregiate, detersivo per il bucato, 15 lavaggi, e non l'ho ancora sentito. Questo è, dice, classic, anche se è rosa, vabbè, ma a parte che non c'entra, vabbè, non è un ammorbidente. Buona, ragazzi, scusate, non mi viene mai da stanottina in video. Può succedere. E niente, proviamolo. Anche questa è un'offerta. Allora, abbiamo detto Soflan. Allora, il Soflan veniva 1,49. Ok, poi quanto venivano queste? Eh sì, perché andando così divento matta. Va bene, ho ripreso il Winnis che mi piaceva tanto per i pavimenti, mi è piaciuto molto. Questo non era in offerta, ma l'ho voluto prendere lo stesso perché appunto mi piace. 1,88. Ha un profumo buonissimo, si sente proprio come mentre lavate i pavimenti. Anzi, lo sento più mentre lavo i pavimenti che nell'acqua, cosa che di solito è il contrario. Si vede che con il movimento dello straccio si espande. E questa cosa me l'ha fatto piacere molto. È un prodotto che igienizza, pulisce, profuma. È un prodotto che sta attento, insomma, all'ambiente, con inci verde. E questo dice che è con aloe vera, con sostanze di origine vegetale da fonti rinnovabili, completamente biodegradabile. Questo è da un litro. Allora, poi stavo cercando il prezzo di queste Fontex, questa volta ho cambiato colore perché c'erano in offerta queste. Io mi ricordo che dovrebbero venire 0,99. Sì, Fontex Hot, sì, 0,99 centesimi. E di solito prendo le Fontex. Però non so che differenza abbiano, super assolutamente lunga durata, acqua calda uguale, più efficace, 40 gradi più efficace, vabbè, ho cambiato un po' colore, dai, invece che sempre verdi, in effetti, vanno a noia, no, a parte che avevo preso anche quelle blu, non è che ci sia tanta differenza, queste cambiano totalmente, giallo e rosso. E poi, allora, gli ultimi prodotti, non so, mi sono un po' persa, ragazzi, avete pazienza, tanto ormai ho finito. Allora, ho preso lo Scottex tutto fare, che questo costava 1,99, non in offerta. Sono due rotoli, e l'avevo usato poco tempo fa, mi sono trovata bene perché è bello spesso, non mi sta nel portarotoli, ma pazienza. I primi pezzi lo lascio fuori il rotolo, poi lo inserisco. E questo, appunto. Poi invece in offerta ho preso la carta igienica Scala, allora aspettate, 1,39, 4 rotoli,
io faccio sempre la prova, questa prova qua, a schiacciare per vedere se effettivamente ce n'è abbastanza. E come vedete, schiacciando non si schiaccia, cioè un gioco di parole, non sparisce, diciamo, c'è, ce n'è carta igienica, non di quelli che schiacciate non c'è il tubo, e qua ce n'è parecchia, e ne ho presi due pacchetti, per cui 1,39 l'uno, e ho 8 rotoli, non dureranno tantissimo. Vabbè, niente, mi sono un po' persa qua e vi ho fatto vedere tutto e spero che vi sia piaciuto il profumo, il pack, così che vi incuriosisca. E poi se trovassi le note, se vi interessa un video per caso, che non sono bravissima a scrivere profumi, però se vi fa piacere, va bene. Se vi piace, ci sentiamo nei commenti e vi auguro una buona giornata. Ciao.